5 giorni che ti ho perso. Vincenzo Incenso, insomma, questa catena che abbiamo fatto con i titoli delle canzoni, alla fine è un viaggio che si ha voglia di vedere dove va a finire. Sì, perché alla fine la canzone si umanizza in questo libro, diventa protagonista di un percorso assolutamente affascinante che parte da molto lontano, addirittura dall'Italia preunitaria, attraversando guerre, rivoluzioni. L'idea di partenza era proprio quella di farla diventare un po' più vicina al cuore, questa canzone. Giochiamo anche noi con i titoli. Strada facendo, come è diventata questa canzone? È una donna per amico, una bambola, che oggetto del desiderio è diventato? La canzone, quella che rimane, deve avere il connotato, come dire, rispecchiare il momento in cui si esprime, ma anche essere universale, no? Astrarsi dal contesto in cui si esprime e diventare poi di tutti anche per le generazioni successive. Quindi in questo senso dipende da chi la canta, da chi l'ascolta, ogni volta può assumere una fisionomia diversa. Ma in questo viaggio chi è che è cambiato di più? Cambiano i codici, credo che rimanga, come dire, il messaggio. La canzone vuole essere comunque testimone ancora oggi del suo tempo. Cambia la forma, ma la sostanza rimane la stessa. Ti sto implorando, aiutami a distruggere.